La richiesta più pesante il pubblico ministero l'ha fatta per lui, per l'ex governatore del Turco. 12 anni di pena per quelle presunte mazzette che hanno appesantito e affossato la sanità abruzzese. Tangenti che l'imprenditore Vincenzo Maria Angelini avrebbe pagato in cambio di appalti. 15 milioni di euro in tutto. Nelle mani di Del Turco sarebbero finiti quasi 6 milioni di euro, il resto agli altri imputati. Era il 14 luglio 2008 quando l'ex ministro delle finanze finì in cella nel supercarcere di Sulmona. Poi l'autosospensione dal PD, le dimissioni da presidente della regione Abruzzo, la bufera sulla sanità della regione finita con il commissariamento. La pena più lieve, 3 anni, il PM l'ha chiesta per l'imprenditore, anche lui imputato, Angelini, che fin dall'inizio ha collaborato con i magistrati. Nella sua requisitoria il pubblico ministero ha puntato tutto su quella foto, un'immagine sfocata nella quale si vedrebbe Angelini uscire da casa di Del Turco in Abruzzo con un sacco di mele. Secondo l'accusa, poco prima avrebbe consegnato a Del Turco la tangente madre dell'inchiesta, 200.000 euro per assicurarsi commesse. Le accuse contestate vanno dalla concussione all'associazione per delinquere, un vero e proprio mercato degli appalti che avrebbe affossato la sanità pubblica della regione. Il PM durante la requisitoria ha ricordato anche che questa inchiesta si basa su innumerevoli prove, testimonianze, riscontri, come i telepass dell'auto di Angelini verso casa di Del Turco quando gli avrebbe consegnato le mazzette. Ma gli investigatori non hanno mai trovato traccia di quei soldi. Hanno cercato ovunque, senza successo. 12 anni di carcere, non saprei cosa rispondere di fronte a questa enormità, ha commentato Del Turco su Facebook.